Buon pomeriggio e benvenuti in questa prima edizione del TG6. Circa 1.000 imprese in Abruzzo rischiano la chiusura dopo lo stop alla cessione dei crediti. All'orizzonte però c'è una schiarita a seguito dell'incontro sul superbonus tra governo e le parti interessate. Il servizio di Stefano Recanati. C'è soddisfazione dopo l'apertura mostrata dal governo sul tema Superbonus 110%, lo stesso che nel periodo post-Covid ha contribuito ad un notevole rialzo del PIL. A far tremare aziende e lavoratori, l'alt del governo Meloni alle operazioni di acquisto da parte dei crediti d'imposta dalle banche. Una stima di Anci Abruzzo parla di circa 1.000 imprese in difficoltà e circa 6.500 persone tra addetti e indotto a rischio posto di lavoro. Non solo, il rischio arriverebbe poi dalla possibile nascita di contenziosi con i condomini. Le notizie sono abbastanza buone, nel senso di un'apertura per il disincaglio dei crediti e per tutto ciò in pratica che è in pancia alle imprese e per tutti i lavori in itinere. Però adesso noi quello che chiediamo allo Stato centrale è quello di andare veloci, perché se si aspetta gli altri 2 mesi di conversione per la legge per sistemare queste cose, ahimè, forse se non facciamo in tempo. La questione superbonus ha agitato anche le sigle sindacali. CGIL e UIL vanno verso una mobilitazione, mentre la CISL non è d'accordo. È naturale che se le cose persistono in questa maniera, forse scendere in piazza è la soluzione, ahimè, finale, ma è la soluzione che rimane a chi lavora. In sostanza, il governo ha dato aperture e rassicurazioni per i crediti pregressi, anche attraverso l'utilizzo degli F24. Ci sono da limare ancora dettagli sulla possibilità di consentire ancora lo sconto in fattura per alcune fasce di reddito per gli incapienti. Il presidente di Anci Abruzzo, Antonio Dintino, oltre a chiedere chiarezza sui bonus acquisti, spera che venga fatta luce sul tema della ricostruzione post-sisma. Tutte le aree terremotate, anche queste oggi in stand-by, perché con una legge così un po' raffazzonata, un po' non chiara, eccetera, anche lì ci sono migliaia e migliaia di cantieri ancora fermi, ancora in stand-by, che non riescono a partire. L'importante è che ci sia una legge strutturale, perché senza incentivi, i traguardi che ci impone l'Europa, non riusciremo mai, mai, mai ad arrivarci. E poi sono problemi, perché l'Europa ci sanziona e ci sanziona per miliardi di euro. Ancora 2 giorni e arriveranno le risposte che i familiari delle 29 vittime attendono oramai da più di 6 anni sulle responsabilità per la tragedia dell'hotel Rigopiano. La sentenza del giudice Gianluca Sarandrea, sul quale grava un peso non da poco, sarà emessa nella giornata di giovedì. Stefano Buda. È scattato il conto alla rovescia in vista della sentenza del processo sul disastro dell'hotel Rigopiano e sul relativo depistaggio. Dopo 6 anni e una quindicina di rinvii, tra 2 giorni sarà il giorno della verità, almeno per quanto concerne il giudizio di primo grado. 25 dei 29 imputati, ai quali si aggiunge la società Gran Sasso Resort & Spa, rischiano complessivamente condanne ad oltre 151 anni di carcere. A tanto ammontano le richieste avanzate dalla Procura, che ha invocato pene particolarmente elevate, peraltro già scontate di un terzo come previsto dall'accesso al rito abbreviato. Si va dai 12 anni per l'ex prefetto Provolo, agli 11 anni e 4 mesi per il sindaco Lacchetta e via via fino alle pene più contenute per le posizioni più marginali. Per le difese si tratta di richieste sproporzionate, soprattutto considerando che si parla di reati colposi. Per procura e parti civili, tuttavia, occorre tenere conto della portata delle conseguenze. 29 vite spezzate e superstiti con traumi fisici e psicologici che difficilmente il tempo consentirà di riassorbire. A decidere sarà il giudice Gianluca Sarandrea, 56enne nato a Monte Rotondo, ironia della sorte, lo stesso paese della provincia di Roma di Giampaolo Matrone, il pasticcere che a Rigopiano ha perso la giovane moglie Valentina e che porta sul suo corpo i segni più evidenti della tragedia.
Su Sara Andrea gravano responsabilità non da poco. Dovrà contemperare la necessità di restituire giustizia alle vittime con l'obbligo di affermare le ragioni del diritto. Le sue decisioni produrranno conseguenze di rilievo. Come evidenziato anche dalla Procura, la sentenza costituirà infatti un precedente, un parametro per misurare condotte, negligenze e responsabilità dei pubblici amministratori. A Rigopiano, questo è certo, molte cose non andarono. Ci fu approssimazione e caos organizzativo ad ogni livello istituzionale e la gestione dell'emergenza maltempo di quei giorni risultò oggettivamente inadeguata. Le conseguenze, però, andarono al di là dell'immaginabile. Chi sarà chiamato a pagare? Quanto dovrà pagare? E con quali motivazioni? Ancora 2 giorni e sarà possibile conoscere le risposte. Cambiamo pagina, il centrodestra Teramano punta su Pietro Quaresimale, assessore regionale leghista, come candidato sindaco da contrapporre a Gianguido D'Alberto. A sparigliare le carte è appena arrivata a sorpresa la decisione dell'avvocato Carlo Antonetti, che ha deciso di scendere in campo e candidarsi a primo cittadino come alternativa civica. Tania Bonici Castelli. Sorprese dietro l'angolo nelle candidature a sindaco di Teramo. Ancora nessuna decisione ufficiale dal tavolo del centrodestra abruzzese, riunitosi a Pescara per discutere delle prossime elezioni amministrative a Teramo. L'incontro si è svolto alla presenza dei coordinatori regionali e territoriali di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e UDC, e sarebbe servito per ritrovare una compattezza perduta con la Lega, che in occasione delle elezioni provinciali ha fatto scelte diverse. Sono stati 3 i nomi su cui si è acceso il confronto: l'attuale assessore regionale leghista Pietro Quaresimale, che sembra essere in pole position, Pasquale Tiberi di Fratelli d'Italia e l'avvocato Carlo Antonetti, supportato da un folto gruppo civico. Il centrodestra si è preso dunque una giornata di riflessione per ufficializzare il proprio candidato, ma è palese che Quaresimale sia già in campagna elettorale. Tutto regolare quindi: centrosinistra con D'Alberto contro centrodestra con Quaresimale. Ma ecco la sorpresa che sparì le carte. L'avvocato Antonetti, dopo aver incontrato i suoi supporter e aver toccato con mano l'entusiasmo di tanti cittadini, è determinato ad andare avanti e a proporsi alla guida della città come alternativa civica. Antonetti non sarebbe sostenuto solo da un gruppo di professionisti che ha firmato l'appello per la sua candidatura, ma probabilmente anche da diverse liste civiche, di Futuro In e di Azione di Giulio Sottanelli. Infatti, il coordinamento comunale del partito di Calenda, nonostante la candidata sindaco di Italia Viva, Cristina Marroni, ha già espresso l'attenzione e l'interesse a incontrare l'avvocato Antonetti per meglio comprendere quali potrebbero essere la sua visione di città e le possibili corrispondenze. Traduzione del politichese: anche Azione appoggia Antonetti. E Antonetti promette di riportare Teramo in Serie A e riscrivere una nuova e entusiasmante pagina per la città. Non solo la vicenda dell'agguato della strada Parco, ma più controlli su esercizi commerciali, transazioni immobiliari e attività legate al PNRR sono le priorità venute fuori dalla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di Pescara. Vediamo. Parola d'ordine, niente allarmismi, ma massima attenzione sulle infiltrazioni mafiose. È quanto emerso al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica della provincia di Pescara. L'attenzione resta alta dopo gli arresti dei presunti responsabili dell'omicidio dell'architetto Walter Albi e del ferimento di Luca Cavallito, che confermerebbero la presenza della 'ndrangheta in città. Il binomio è quello droga-investimenti. Sappiamo come nel capoluogo adriatico insista un importante smercio di sostanza stupefacente per il centro Italia, ma è anche uno snodo importante con la capitale da est a ovest e sulla dorsale adriatica tra nord e sud. Per questo motivo avere il controllo della città di Pescara è probabilmente un obiettivo. Il capitolo investimenti, con le organizzazioni criminali che cercano di rinnovare il denaro attraverso l'acquisto di immobili, quote societarie o di esercizi che fanno capo a catene della grande distribuzione. Intanto è emersa una cosa, la preoccupazione di questa contaminazione tra soggetti dediti al crimine e persone che tendenzialmente non lo sono e che possono essere coinvolte perché si trovano in difficoltà. Poi l'attenzione massima alle transazioni commerciali, perché è quello il tema
reale, poi Pescara è una città di servizi, è una città di commercio, è una città dove le risorse economiche si sviluppano attraverso queste attività e noi dobbiamo proteggere le attività serie, le attività consolidate, le attività che creano ricchezza alla città. Per questo siamo concentrati sulla massima attenzione rispetto a questi temi. Il sindaco di Pescara Carlo Masci, presente alla riunione, ha parlato però di un territorio non omertoso, dove le segnalazioni da parte dei cittadini sono all'ordine del giorno. Sono attento, con gli occhi ben aperti, però non sono preoccupato, perché so che rispetto a fattori criminali che comunque si sviluppano in tutte le città, e qui c'è la massima attenzione e la massima tutela. Di nuovo disagi all'aeroporto d'Abruzzo a causa della nebbia che stamani ha interessato la costa. Considerate le condizioni meteorologiche avverse, il volo Ryanair in arrivo all'aeroporto di Pescara da Londra Stansted è stato dirottato su Roma. La compagnia aerea si è occupata della gestione dei passeggeri che stanno rientrando nel capoluogo adriatico in autobus. A causa dell'assenza del velivolo, il collegamento Ryanair Pescara Londra Stansted è partito alle ore 12 con 1 ora e 45 minuti di ritardo rispetto all'orario ufficiale. La nebbia aveva già creato problemi e disagi all'aeroporto d'Abruzzo tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. Le condizioni meteorologiche avverse, andate avanti per una decina di giorni, avevano imposto il dirottamento di numerosi voli su altri scali. Presentato questa mattina l'investimento dell'azienda Walter Tosto, che nell'area industriale di Chitiscalo realizzerà una palazzina di uffici di circa 2000 metri quadrati che ospiterà dipendenti che si occupano della fabbricazione di componenti da installare in centrali nucleari o in apparecchiature scientifiche. Il tutto grazie all'autorizzazione unica rilasciata dal commissario ZES. Vediamo. Allora, questo è l'ultimo di una serie di investimenti fatti nel corso degli ultimi 10 anni e consiste in una grande palazzina uffici che serve ad ospitare i nostri dipendenti che sono appunto dedicati a questo tipo di fabbricazione, quindi per componenti da installare in centrali nucleari o apparecchiature scientifiche per grandi programmi di ricerca. La componente principale di questi componenti è proprio la loro difficoltà, il loro alto livello di ingegneria, quindi oltre a grandi officine, a macchine che siano all'avanguardia e a grandi competenze di produzione, occorre avere degli spazi adeguati e delle attrezzature che possano essere utilizzati appunto per simulare quello che gli apparecchi faranno nel corso del tempo. Oltre questo c'è un'esigenza di poter accogliere i nostri clienti, perché queste realizzazioni appunto durano 10 anni, 12 anni, 15 anni, sono programmi molto lunghi e il cliente diventa il vero operatore dell'apparecchiatura, quindi sta con noi per tutto il ciclo di sviluppo e di produzione. Attualmente abbiamo 25-30 clienti residenti presso i nostri uffici, quindi per crescere, oltre a poter e dover investire in personale, dobbiamo crescere anche negli spazi adeguati per poter accogliere i clienti. Sono clienti dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna, insomma sono clienti che stanno sviluppando progetti scientifici europei o internazionali o applicazioni di centrali nucleari. In questo momento siamo molto attivi con l'Inghilterra perché sono in costruzione due grandi impianti, due nuove centrali nucleari, ma prossimamente abbiamo grande visibilità di quello che avverrà in Europa nel prossimo periodo, perché 7 od 8 stati hanno già confermato l'investimento e stanno appunto vedendo nel panorama mondiale quali sono i potenziali fornitori qualificati per questo tipo di tecnologia. Gli investimenti dell'area ZES hanno sempre una ricaduta occupazionale oltre che una velocità per realizzare l'investimento. In periodi di crisi o in periodi di difficoltà, indipendentemente dalla qualità e dalla dimensione dell'azienda, in questo caso è la più grande azienda abruzzese fuori discussione, hanno la risposta veloce agli spazi che vengono creati dalle procedure amministrative e la risposta che viene data dallo Stato, in questo caso che io rappresento,
tutto attraverso un commissario, e dall'altra parte le enti locali, regione, provincia, comune di Chieti in questo caso, ma anche le sovrintendenze e tutte le altre procedure autorizzatorie che hanno la necessità di essere gestite, nel nostro caso, con tempi ridotti di legge, e questo è uno dei compiti che noi diamo, risposte immediate nei limiti della qualità e della complessità dell'opera, ma soprattutto grande attenzione e disponibilità che facciamo con una struttura che gratuitamente dà supporto e sostegno delle imprese, la struttura del commissario, che ripeto è un commissario di governo e non è un ente che va a lavorare solo sul territorio, ma che ha un compito che di coordinamento anche con gli enti nazionali. Grande partecipazione all'Open Day dell'Istituto InfoBasic di Pescara, istituto di alta formazione nel campo della comunicazione visiva, del design e dell'information technology. I docenti hanno presentato i vari percorsi formativi che mirano a garantire agli studenti un ingresso agevole nel mondo del lavoro. Il servizio di Enrico De Simone. Porte aperte all'Istituto InfoBasic di Pescara, istituto che da ormai 24 anni si occupa di fornire agli studenti un'alta formazione certificata a livello internazionale nel campo dell'information technology, della comunicazione visiva e del design. Grande partecipazione all'Open Day, ragazzi affascinati dai percorsi innovativi e tecnologici presentati, obiettivo principale è quello di formare professionisti pronti a entrare nel mondo del lavoro. Crediamo molto in quello che è il rapporto umano e quindi cerchiamo, durante anche la presenza dei nostri studenti all'interno del nostro ambito, il nostro istituto, di seguirli e portarli a braccetto a quelli che sono i risultati finali, che per noi non sono solo circoscritti magari al riconoscimento che possono conseguire al termine, ma per noi la cosa più importante è garantire davvero un'opportunità di lavoro, quindi consentire a tutti di svolgere un periodo di stage, ma che poi è un periodo di stage concreto all'interno delle aziende, lavorativo. Perché lavorativo? Perché mi riallaccio un po' a quello che è il criterio nostro per quanto riguarda la formazione e la didattica, cioè quello di incentrare il 90% del piano di studi su una forma che è quella pratica, quindi lasciamo la teoria se vogliamo ad un 10%, ma poi tutto ciò che andiamo ad insegnare lo facciamo in forma pratica, somministrando dei progetti pratici, dei progetti che spesso sono anche reali, cioè realmente commissionati dalle aziende che ce lo richiedono, e quindi i ragazzi in questo modo entrano immediatamente nella forma mentis, no? Che è quello del settore dove si vedrà, si spera, protagonisti. Dalle triennali alle specializzazioni, offerta vasta che risponde alle esigenze più recenti del mercato, si spazia dal web design alla cyber security, dallo sviluppo software all'exhibition design e non solo. Percorso triennale l'interior design si occupa di indagare tutti gli ambiti dell'arredamento d'interni, delle strategie tecniche appunto d'arredamento degli spazi, sia in ambito residenziale che commerciale, che soprattutto in quelle che sono le nuove tecnologie immersive applicate negli spazi museali, negli spazi fieristici, quindi diciamo nell'ottica della realizzazione di eventi. Quello che qui all'istituto teniamo a mantenere è un'impostazione di grafica a 360 gradi, quindi il nostro percorso formativo, un percorso formativo innovativo e allo stesso tempo interattivo. Nelle nostre triennali di web si basa appunto nel contatto con il cliente, alcuni progetti che i ragazzi realizzano sono reali, quindi hanno proprio a che fare con un cliente, con le richieste e tutto il resto. Da questo primo contatto poi si sviluppa la parte di progettazione del sito, quindi l'organizzazione delle pagine. Iscrizioni ancora aperte e agevolazioni per chi presenterà domanda fino al 15 aprile. Sulmona, Avezzano e Roccaraso sono solo alcuni dei comuni che saranno interessati dall'Abruzzo Winter Race 2023, la manifestazione per collezionisti di auto d'epoca organizzata per sabato prossimo dall'Abruzzo Drivers Club. Vediamo. Il collezionismo d'epoca sembra una cosa per ricchi, per VIP, no, il collezionismo d'epoca può partire anche dalla 126 che aveva mia madre, che io conservo gelosamente, l'ho fatta sistemare,
Però poi queste auto devono muoversi. Vogliamo dire di più di questa tappa di Roccaraso, diciamo così, la vogliamo spiegare, anche perché le auto saranno munite di catene e gomme da neve, quindi sono ben munite, diciamo. Allora, Abruzzo Winter Race, diciamo, il nome è un po', l'abbiamo scelto un po' aggressivo per renderlo più attraente, ma è una passeggiata tra le montagne d'Abruzzo, questa volta d'inverno. E l'anno scorso devo dire che il meteo ci ha favorito, perché ha nevicato proprio il giorno della partenza. Speriamo che anche questo sabato due fiocchi di neve li faccia. La manifestazione, dicevo, è ormai alla terza edizione, sono molte le auto che vengono da tutta Italia, si parte da Avezzano e il percorso è sul Mona, dove faremo un passaggio all'antica fabbrica di confetti Pelino. Poi andremo a Roccaraso, dove ci sarà qualche giro sullo snow driving, che è una pista molto bella, innevata, in cui si potranno divertire in sicurezza tutti gli equipaggi, perché non c'è gara, quindi è proprio una cosa così di divertimento. Da lì si riparte il pomeriggio, da Roccaraso passeremo a Castel di Sangro, anzi ne approfitto per salutare il sindaco e anche invitarlo durante il nostro passaggio. Poi ci sarà Pescasseroli durante il percorso e una sosta a Gioia dei Marsi, dove la Prologo organizzerà un break per i partecipanti. Arriveremo in piazza Avezzano alle 18.30-19, parcheggeremo le auto e a quel punto invito tutti gli appassionati, ma perché no, anche tutti quelli che hanno dei bambini, perché tra un po' ci saranno solo le auto elettriche, quindi è meglio farle vedere queste povere auto di una volta. Ci saranno parcheggiate in piazza, ci saranno le premiazioni e il termine della manifestazione la sera con una cena tutti insieme. Questo è un po', insomma, il programma. Pagina dello sport, Serie C, sarà ad Alberto Fiero di Pistoia a dirigere la gara di sabato a Cerignola, ore 17.30 tra Audace e Pescara. Una partita decisiva per le sorti del tecnico biancazzurro Alberto Colombo. Panchina in bilico e scatta già il Totonomi in servizio. I numeri sono impietosi, è giusto analizzarli e comprenderli, ma in certi casi sanno parlare ad un primo sguardo. 14 partite, 35 punti, le successive 14, 13 punti. Quella del Pescara è una metamorfosi incredibile, ora cristallizzata anche da due segmenti lunghi ed equivalenti di campionato. Sembrano stagioni diverse, una nella quale si è fatto tutto bene, un'altra nella quale si è fatto tutto male, e invece è la stessa. Nella prima parte del campionato in tanti si rammaricavano di essere capitati in un girone nel quale la presenza del Catanzaro vanificava una partenza da record di un Pescara relegato prima al secondo, poi al terzo posto. Ora però questo stesso girone fa sì che, pur avendo avuto un rendimento da retrocessione nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il Pescara è ancora terzo in classifica, con un cuscinetto ancora apprezzabile: 5 punti dal Foggia, 6 dal Cerignola e dal Picerno. Con 48 punti il Pescara sarebbe quarto nel girone A, quinto nel girone B. In pratica il Pescara si è piantato, ma dietro nessuno ha avuto un ritmo tale da approfittarne in pieno. Ora però ci si avvicina a una sorta di punto di non ritorno. All'orizzonte c'è quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto: una sconfitta a Cerignola porterebbe l'Audace a meno 3 dal Delfino, col rischio di un Foggia a meno 2. I Satanelli sfideranno Fidelis Andria e Viterbese, dunque un calendario sulla carta comunque abbordabile, anche se i laziali sono in ripresa. Una squadra crollata di schianto, che viaggia al ritmo di meno di un punto a partita, e la prospettiva di perdere anche il terzo posto sono segnali di allarme troppo forti per non essere ascoltati. Ecco perché la partita di Cerignola sarà decisiva per Alberto Colombo, che ha bisogno di una sorta di miracolo sportivo, perché tale sarebbe una inversione di rotta rispetto a questo trend. Il Pescara può fare il colpo in terra foggiana? Difficile, ma può farcela. Ma poi potrà dare continuità a quella prestazione? E qui il discorso si complica tanto, perché il gruppo sembra smarrito sotto il profilo mentale e tecnico, incapace di uscire dal tunnel, come dimostrano le ultime due scialbe prove dopo l'illusorio 5-0 al Potenza. Colombo potrebbe pagare errori suoi, per carità, ma la sensazione è che sia stato lasciato anche solo dalla dirigenza nella gestione di determinate dinamiche, non solo legate al caso Lescano. E fanno ancora più riflettere le parole molto dirette del DS Dell'Icarri qualche tempo fa a Replay.
degli errori tatticamente, tecnicamente, singolarmente sui giocatori sono stati fatti, è normale che sono da imputare all'allenatore, certo. Non sono da imputare a nessun altro, né a voi né a me, ma non per qualcosa, non per esimersi, ma le scelte sono non per esimersi dalle responsabilità, lo sa anche lui questo, non pensare che non lo sappia, che ha vissuto un momento negativo anche lui insieme alla squadra e che non l'è riuscita a riprendere immediatamente, ci può stare nel suo percorso. Oggi abbiamo bisogno di uno scatto da parte di tutti, da parte dell'allenatore e da parte dei giocatori. In queste ore non a caso inizia a impazzare il Totonomi, da Zeman, stimatissimo da Dellicarri, che lo avrebbe voluto già in estate, ma che ora è senza il suo storico vice Cangelosi, che è a Caserta, a Pillon, due profili opposti ma che non si sono lasciati bene con Sebastiani, e poi Di Biagio, Scienza, il pescarese Camplone, la soluzione interna Memusciai, ombre che si addensano nella settimana più difficile per Alberto Colombo. Scendiamo tra i dilettanti. Dopo la vittoria sul Lauretum, il Città di Teramo si prepara domenica prossima ad ospitare il Casoli, ultimo in classifica, con 9 punti di vantaggio sulla Turris Val Pescara e 7 gare ancora da giocare. I biancorossi vogliono provare a chiudere il prima possibile il discorso promozione. Tra i protagonisti a Loreto il portiere Bozzi, che ha parato anche un calcio di rigore. Vediamo, servizio di Ania Cantagalli. Lorenzo, com'è che si capisce quando un avversario sta per farti un cucchiaio? Ma vi dico la verità, sinceramente non l'avevo per niente intuito il cucchiaio. Ho deciso di aspettare il tiro fino alla fine e questa cosa mi ha premiato, perché poi mi ha fatto il cucchiaio e in tranquillità sono andato a recuperare il pallone. Però sinceramente il cucchiaio forse era sull'1-0 per noi, era l'ultima cosa che mi aspettavo. Sicuramente è stata una bella parata, decisiva, perché penso che mancava ancora tanto e andare sull'1-1 forse ci avrebbe messo in difficoltà. Però ho fatto una bella parata, me lo posso dire forse. E poi l'abbiamo chiusa definitivamente con i gol dei miei compagni. Penso che giocare in squadra del genere sia anche più difficile a volte, per il semplice fatto che sei poco impegnato, quindi nel momento in cui arrivano quei 2-3 palloni ti devi far trovare pronto. E non è stato facile, ma veramente i passi avanti penso che si stiano vedendo, io li sto vedendo, il lavoro c'è sempre dietro e forse questo è il premio del lavoro che stiamo facendo. Questo non lo so, io lo spero, me lo auguro, perché Teramo è una piazza importante anche per lo stesso motivo per cui sono venuto qui quest'anno. E ovviamente la scelta aspetta la società, il direttore, e io sono disposto a trovare l'accordo assolutamente. Ma penso che il cammino sia ancora lungo, e nonostante non so quanti punti manchino, non lo voglio neanche sapere, puntiamo a vincerle tutte e alla fine vinciamo il campionato, dai. All'orizzonte c'è una gara diametralmente opposta dal punto di vista delle motivazioni rispetto a quella di oggi. Sarà paradossalmente ancora più complicata? Penso che ogni partita sia difficile per noi, perché le squadre vengono tutte agguerrite a giocare contro di noi. Ovviamente c'è magari chi ha più qualità o chi ha meno qualità, noi non dobbiamo prendere assolutamente sotto gamba nessuno, ma dare il massimo con chiunque troviamo di fronte e avere sempre la meglio. E ora il volley, sabato in chiaroscuro per le squadre di A3, l'Abba, il solito rullo compressore casalingo, mentre la Sieco cade a Palmi. In Serie B vincono in rimonta Altino e Montorio. Sergio Zappalorto. Dopo 14 turni l'Ortona cade a Palmi, ci sta, tra assenze, ricezione non proprio felice, errori evitabili, alti e bassi pagati a caro prezzo, due set sciupati ai vantaggi e nessun punto portato a casa, è la prima volta. Ciò che fa più male è la distanza dilatata dal Catania, che appare oggi imprendibile, anche se vedremo. L'Abba torna a incantare, lo fa dopo una lieve sofferenza iniziale col Bologna, poi il diluvio pinetese con un ottimo Paris in regia e sincronismi perfetti, soprattutto con la coppia centrale basso Bragatto, ma anche con un brillantissimo Baldari, oltre al solito Link, 32 punti in due, KO del Fano e due punti rosicchiati sperando in un controricorso che strameriterebbe giustizia. In Vil Montorio rischia tantissimo nello scontro diretto col Civitanova, ma da 0-2 rimonta e vince guadagnando due punti di platino in ottica salvezza. In Viola Femminile storia quasi analoga, partenza sbagliata dell'Altino contro un vivace Iesi, poi le rossoblù dal 20-24 della seconda frazione cambiano marcia, vincono i vantaggi
vantaggi per poi straripare nel terzo e quarto set. In B2 niente da fare per il Teramo sul campo del Forte Star Bisceglie. Turno di riposo per il Gata Pescara Project. E di tutto ciò si parlerà questa sera alle ore 21 nel corso della trasmissione Pallavolè, curata e condotta da Sergio Zappalorto, il nostro appuntamento settimanale dedicato al mondo della pallavolo. Per quanto riguarda il TG6 invece i prossimi appuntamenti saranno quelli delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.